Un esempio di città a mobilità a emissioni zero? Beh, Milano, già più della metà dei suoi spostamenti, dei suoi cittadini, persino dei pendolari, avviene in modalità ciclopedonale e soprattutto con i mezzi elettrici. È possibile? Ma sì, perché io salto da un mezzo elettrico che può essere una metropolitana, un treno, o un altro mezzo elettrico che può essere un monopattino, piuttosto che una bicicletta elettrica, piuttosto che un'auto in car sharing elettrico. Sono poche, 13%, ma qualcheduno ce n'è. Ecco, il cittadino multimobile che fa tanti spostamenti durante il giorno, multimodale, che usa tanti servizi, è già in gran parte elettrico. È soltanto quello monomodale che si muove poco solo con la propria automobile che invece che no. E quindi è possibile una mobilità elettrica popolare di tutti a basso prezzo se ci si muove come i milanesi. A Milano oggi abbiamo più di 100 bus elettrici che già circolano tutti i giorni e che permettono ai cittadini di vedere e capire che la svolta verso l'elettrico è una cosa di oggi e possiamo oggi sperimentare quanto questi veicoli siano più silenziosi, inquinano molto di meno e aiutano Milano a trainare il cambiamento. Abbiamo bisogno di cambiare per migliorare l'aria che respiriamo, per contrastare il cambiamento climatico. Abbiamo degli obiettivi che nel piano aria clima che abbiamo in questi giorni in Consiglio Comunale ci pone degli obiettivi di riduzione delle emissioni al 25, al 30, al 2050, ma per arrivare lì dobbiamo oggi fare scelte importanti. Allora la scelta dell'elettrico nella mobilità pubblica, come sui bus, nello sharing, come sugli scooter, le auto, le bici a pedalata assistita, nelle nostre auto private, nei mezzi di consegna delle merci, è una cosa che possiamo e dobbiamo fare oggi. Quando vuole. Alberto Zorzan, azienda Trasporti Milanesi. Noi abbiamo un piano di trasformazione della flotta endotermica di autobus quindi da gasolio ad elettrico, partito nel 2018, che si concluderà nel 2030. Siamo ora a circa 130 autobus già elettrici, già in servizio, già quindi alimentati da colonnine di ricarica che abbiamo realizzato all'interno di depositi esistenti, facendo un'operazione di trasformazione, di revamping anche dal punto di vista logistico delle nostre infrastrutture. Avremo la necessità ovviamente di realizzare infrastrutture completamente nuove, cosa che ci apprestiamo a fare nei prossimi 5 anni. Finora il piano procede regolarmente, non abbiamo incontrato difficoltà, considerando peraltro che lavoriamo su un cosiddetto brownfield, cioè su una base già esistente, perché già ora ATM elettrifica il 70% della propria produzione di servizio rispetto al 100% totale. Perfetto. L'associazione Motusé è la prima associazione in Italia che promuove e cerca di accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. Come Motusé ovviamente non ci occupiamo solamente di veicoli privati, anzi crediamo fortemente nell'elettrificazione del trasporto pubblico locale, in particolare dell'elettrificazione del trasporto pubblico locale su gomma. Ci lavoriamo già da tempo, abbiamo appositamente creato con i nostri associati un vademecum per tutte le amministrazioni locali che vogliono intraprendere questa scelta. È una scelta importante da pianificare insieme agli attori locali come i distributori di elettricità, l'azienda di trasporto pubblico, i cittadini, ma siamo tutti sicuri che l'ecosistema urbano ne beneficia fortemente, sia in termini di emissioni ma anche di benessere dei viaggiatori e persino anche delle reti di trasporto elettriche e dati che riusciranno finalmente a interconnettersi e a lavorare insieme per un trasporto pubblico più efficiente e sicuramente più pulito.